Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde e rovina se stesso? Gesù oggi ci mette in guardia da ricette troppo facili e affrettate per essere vere e appaganti, perché la gioia, quella vera, non è frutto spontaneo che cresce in terreni incolti. Quello di Gesù è un messaggio chiaro per noi che viviamo in una realtà in cui le persone hanno una voglia smisurata di reggersi su ideali materiali come il denaro, la fama, le passioni, le emozioni, la voglia di vivere nei propri agi. Possiamo vivere nella felicità materiale, ma questo status è destinato ad esaurirsi rendendo l'uomo sempre solo e infelice. Quale vantaggio guadagni o cerchi nella presunzione di essere felice per quello che hai, se il tuo cuore è una stanza chiusa, asfissiante e senza luce? Ecco cosa ci chiede oggi Gesù. Ricordiamo che abbiamo ricevuto dei talenti per vivere e costruire il bene comune, intriso della bellezza di Dio. Non sprechiamo i nostri talenti nelle futilità della vita, ma condividiamoli, mettiamoli al servizio degli altri, perché la vera ricchezza è proprio il servizio. Ancora una volta, nella nostra vita, in questa Quaresima, il Signore ci offre la possibilità di lasciarci convertire dalla parola, di farci trasformare dentro dall'amore.